Il conte Dracula, da saperla lunga, di Woody Allen. In una contrada della Transilvania, il conte Dracula giace addormentato nella sua bar, attendendo il calare delle tenebre. Poiché l'esposizione ai raggi solari lo farebbe sicuramente perire, egli giace al sicuro nel sepolcro tappezzato di satè, che reca in lettere d'argento il nome della sua famiglia. Quando sopravviene il momento dell'oscurità, per effetto di qualche prodigioso istinto, il demone emerge da quel luogo protetto e recondito, e assumendo le orribili sembianze del pipistrello o del lupo, si aggira per la contrada bevendo il sangue delle sue vittime. Infine, prima che i raggi del suo arcinemico il sole annuncino il nuovo giorno, si affretta a rifugiarsi nella sua bara nascosta e sicura per dormire nuovamente e il ciclo si ripete. Ecco, egli si rigira. Dal tremolio delle sue sopracciglia traspare l'antico inesplicabile istinto che lo avverte che il sole è quasi calato e sta per giungere il momento. Questa sera egli è particolarmente assetato. Ora giace completamente sveglio, vestito con il suo mantello nero foderato in rosso e l'abito a coda, attendendo la folle sensazione dell'istante preciso delle tenebre prima di aprire il coperchio e uscire. Adesso deve decidere chi saranno le vittime di questa notte. Il fornaio e sua moglie, pensa fra sé e sé, sono così succulenti, disponibili e per nulla sospettosi. Il pensiero dei coniugi ignari, di cui si è accaparrato pazientemente la fiducia, eccita febbrilmente la sua sete di sangue e gli fa sopportare a stento questi ultimi secondi prima di balzar fuori dal feretro a caccia di una preda. Improvvisamente avverte che il sole è tramontato. Come un angelo dell'inferno si solleva rapidamente e, tramutandosi in pipistrello, si dirige in volo verso il casolare della sua agognata vittima. «Come mai, conte Dracula, che bella sorpresa!» esclama la moglie del fornaio, aprendo la porta e facendolo entrare. Egli ha assunto nuovamente le sembianze umane prima di entrare nella casa, nascondendo amabilmente le sue mire rapaci. «Qual buon vento vi porta qui così presto?» chiede il fornaio. «Ma il nostro appuntamento a cena?» risponde il conte. «Spero di non essermi sbagliato. Mi avete invitato per questa sera, non è vero?» «Sì, per questa sera», risponde il fornaio, «ma con 7 ore di anticipo». «Scusate», chiede Dracula guardandosi intorno, perplesso. «Siete forse venuto per osservare l'eclissi con noi?» «Eclissi?» «Sì, quest'oggi ci sarà un'eclissi totale». «Che cosa?» «Alcuni momenti di oscurità tra mezzogiorno e 2 minuti. Guardate fuori dalla finestra». «Oh, oh, sono nei guai», dice il conte. «Come dite, conte Dracula?» «Devo andarmene, accidenti», farfuglia cercando affannosamente la maniglia della porta. «Andarvene? Siete appena arrivato?» «Sì, ma ho sbagliato». «Come, siete pallido, conte Dracula? Davvero ho bisogno di una boccata d'aria fresca. Mi ha fatto piacere rivedervi. Venite, sedetevi, beviamo qualcosa». «Bere? No, 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 devo scappare. Mi state pestando il mantello. Su, via, accomodatevi. Un po' di vino?» «Vino? No, 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 ho smesso di bere, sapete, il fegato e tutto il resto, e adesso veramente devo andarmene. Mi è venuto in mente, orura, di aver lasciato le luci accese al castello. Sapete com'è, la bolletta sarà enorme. Vi prego», dice il fornaio, mettendo un braccio intorno alle spalle del conte in segno di sincera amicizia, «non disturbate affatto, non fate i complimenti, anche se siete in anticipo. Veramente mi piacerebbe rimanere, ma in città c'è una riunione di vecchi conti rumeni e sono stato incaricato di preparare dei piatti freddi. Correre, 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 correre. È un miracolo che non vi capiti un infarto, caro conte. Sì, avete ragione, ma ora sto preparando del pollo pilaf per questa sera», interviene la moglie del fornaio. «Spero vi piaccia». «Ottimo», dice il conte, con un sorriso spingendola verso un mucchio di biancheria da lavare. Quindi, aprendo per errore la porta dell'armadio al muro, ci si butta dentro. «Accidenti, dov'è quella maledetta porta d'ingresso?» sghignazza la moglie del fornaio. «Che tipo buffo il conte! Sapevo che vi sarebbe piaciuta», dice Dracula con una risatina forzata. «Ora toglietevi dai piedi. Finalmente apre la porta d'ingresso». Ma il tempo per lui è scaduto. «Oh, guarda, moglie», dice il fornaio, «l'eclisse deve essere terminata, sta uscendo di nuovo il sole». «Proprio così», commenta il conte sbattendo la porta. «Ho deciso di rimanere. Chiudete gli scuri, tutti, le finestre, svelti, svelti, sbrigatevi!» «Ma quali scuri?» dice il fornaio. «Ma non ce ne sono, eh? Vero? C'è una cantina in questa catapecchia?» «No»,
risponde la moglie affabilmente. Ho sempre detto a Gerslow di costruirne una, ma non mi ha mai ascoltato. Che razza di tipo è mio marito? Capisco il suo dolore. Dov'è l'armadio a muro? L'avete già visto, Conte Dracula, mia moglie ed io ne abbiamo riso. Che tipo buffo il conte! Sentite, io vado nell'armadio, bussate alle 7:30, e con questo il conte entra nell'armadio sbattendo la porta. È proprio buffo, Gerslow. Su, conte, uscite dall'armadio, smettetela con queste sciocchezze. Dall'interno giunge la voce attutita di Dracula. Non posso, vi prego di credermi, lasciatemi qui, si sta bene, veramente. Conte Dracula, smettetela di fare stupidaggini, non ne possiamo più dalle risate. Devo dirvi che questo armadio mi piace. Sì, ma lo so, sembra strano, tuttavia qui dentro mi ci diverto. Dicevo proprio l'altro giorno alla signora S: datemi un buon armadio e posso restarci delle ore. Brava persona, la signora S, grassa ma dolce. Ora toglietevi dai piedi e ritornate al tramonto. A questo punto arrivano il sindaco e sua moglie Katia. Passando di lì, hanno deciso di fare una visita ai loro buoni amici, il fornaio e sua moglie. Salve, Jeslov! Spero che Katia ed io non vi disturbiamo. No, di certo, signor sindaco. Venite fuori, conte Dracula, abbiamo delle visite. Il conte è qui, chiede sorpreso il sindaco. E non immaginate neppure dov'è, dice la moglie del fornaio. È così raro vederlo in giro a quest'ora. Infatti, non mi ricordo di averlo mai incontrato durante il giorno. E invece è qui. Uscite, conte Dracula! Dov'è? Chiede Katia senza sapere se ridere o meno. Venite fuori, andiamo, dice la moglie del fornaio spazientita. È nell'armadio, mormora il fornaio con aria di scusa. Davvero? Chiede il sindaco. Su via, dice bussando alla porta dell'armadio il fornaio. Il troppo stroppia, c'è qui il sindaco. Su, fuori Dracula, grida il sindaco, beviamo qualcosa. No, 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 fate pure voi. Ho qualcosa da sbrigare qui dentro, nell'armadio. Sì, non voglio rovinarvi la giornata. Sento lo stesso quello che dite. Parteciperò alla conversazione quando sarà necessario. Tutti si guardano in faccia, stringendosi nelle spalle. Il vino viene versato e tutti bevono. Che eclisse oggi, dice il sindaco, sorseggiando il bicchiere. Eh sì, conferma il fornaio. Incredibile. Già emozionante, dice la voce nell'armadio. Che cosa, Dracula? Nulla, nulla, lasciamo perdere. E così il tempo passa, fino a quando il sindaco, non potendo più resistere a lungo, forza la porta dell'armadio ed urla: Andiamo, Dracula, ho sempre pensato che fossi un uomo maturo, smettiamola con queste stupidaggini. La luce del giorno, irrompendo nello stanzino, provoca l'urlo del mostro infernale, che lentamente si trasforma in scheletro e quindi si dissolve in polvere davanti agli occhi dei presenti. Chinandosi sul mucchietto di cenere bianca che giace sul pavimento, la moglie del fornaio grida: Ma cena da noi stasera?